così hai aperto una partita IVA. Sai quanto pagherai di tasse il primo anno? Il doppio! Ciao ragazzi e bentornati qui sul canale, io sono Giuppi e sono un freelance e quindi ho una partita IVA. Se anche voi avete deciso di aprire una partita IVA, beh, probabilmente vi state facendo un sacco di domande e quindi io sono qui per cercare di rispondere a qualcuna. Nello specifico una domanda che spesso mi sono fatto e che spesso sento fare ad altre persone, ovvero quanto costa il primo anno di partita IVA? Non mi riferisco a quanto costa aprire la partita IVA. Aprire la partita IVA di per sé non costa praticamente nulla, potete farlo in autonomia col vostro commercialista, potete farlo attraverso delle piattaforme online tipo Fisconzen, ma non siamo qui né per fare pubblicità ad altri né tantomeno per parlare dell'apertura. Come vi ho anticipato, il primo anno è molto oneroso per chi apre la partita IVA, quindi cercherò di spiegarvi un attimo come funziona, come funzionano gli acconti, come funziona il calcolo e quando si paga, e verso la fine del video vi spiegherò anche io come ho cercato di avere una spesa minore che non impattasse tutta nello stesso momento. Partiamo dall'inizio. Il 2022 avete appena aperto la partita IVA e nel corso dell'anno iniziate a fare fatture, non dovete preoccuparvi ancora di niente e facciamo finta che nell'anno fatturerete 10.000 euro, di cui 200 facciamo finta che sia l'INPS, che siano i contributi, e 100 l'IRPEF. Attenzione, questi calcoli sono completamente casuali e solo per avere dei numeri sotto mano. Se vi interessa sapere come calcolare le tasse, come si calcolano su una fattura, come si passa da lordo a netto, vi rimando a un altro video in cui ho effettuato dei calcoli più precisi. Cosa succede? Che durante il 2022 in realtà noi non pagheremo niente, non pagheremo né tasse né pensione. Questo perché la dichiarazione dei redditi prende sempre in considerazione i redditi dell'anno precedente. E quindi nel 2022 si guarderanno i redditi 2021, 2021 noi non facevamo ancora nulla, per quest'anno si paga zero, almeno per quanto riguarda la partita IVA, poi se avete altre spese, altre cose, quella è un'altra faccenda. Però abbiamo detto che nel 2022 abbiamo fatturato 10.000 euro, 200 dovremmo pagarli di INPS, di contributi, di pensione, quello che è, e 100 dovremmo pagarli invece di IRPEF. E qui succede una magia: nel 2023, oltre ai 100 euro che dobbiamo per l'anno prima, dovremo dare anche un acconto per l'anno dopo della stessa cifra. Sì, qua iniziamo a raddoppiare. Ora lo so, qua iniziate a preoccuparvi e dire: cosa vuol dire che devo pagare il doppio? Sì, è giusto. Questo perché c'è un sistema di acconti e dopo capirete meglio perché poi gli anni dopo non sarà più così e perché prima o poi sti soldi li riprenderete. Andiamo avanti. Stesso discorso per l'INPS. Per quanto riguarda il 2022 abbiamo calcolato questi 200 euro che dovremmo dare. Nel nostro caso, io parlo da sviluppatore, gestione separata, se siete altri tipi di professionisti iscritti ad albi cambia tutto, quindi nel mio esempio gestione separata IMSS, quindi un libero professionista senza un albo, pagherà anche un acconto dell'80% dei contributi che deve versare. Totale di quanto pagheremo nel 2023 è quindi 560 euro, che rispetto ai 200 più 100, 300 euro, siamo effettivamente praticamente al doppio. Ora ipotizziamo che nel 2023 fattureremo la stessa identica cifra, sempre per semplificare, e che avremo alla fine quindi di nuovo 200 euro di IMSS e 100 di IRPEF. Quando arriveremo al 2024, calcolando dichiarazione dei redditi dell'anno prima, quindi del 2023, ci ritroveremo a dover fare dei calcoli leggermente diversi. Per esempio, per quanto riguarda le tasse, dovremmo sì 100 euro, però a questi 100 vanno sottratti i 100 di acconto che abbiamo già dato. Ora bisogna poi aggiungere l'acconto per l'anno successivo, che saranno altri 100. Lo so, sembra complicato, ma fidatevi che alla fine il numero vi piacerà. Stessa cosa per i contributi per l'INPS. Dovevamo 200, dobbiamo togliere i 160 che abbiamo già dato di acconto l'anno prima, però poi bisogna aggiungere altri 160 che sono l'acconto per l'anno dopo. Come potete notare, andando a fare un po' di semplificazioni, alla fine ci ritroveremo come somma da pagare 300 euro, che è esattamente quello che viene fuori da quei calcoli semplificati. Sapevamo di dover dare 300 e qua, se vari, tra i vari acconti, tra le varie semplificazioni, alla fine viene effettivamente 300. Quindi che cosa è successo? Perché il primo anno abbiamo pagato praticamente il doppio? Questo per questo macchinoso sistema di acconti che prevede che noi ogni anno saldiamo l'anno prima e poi diamo un acconto pari, perché si presume che guadagneremo di nuovo la stessa cifra, per l'anno successivo. Cosa succede quindi? Che il primo anno, non avendo dato niente l'anno prima perché non avevamo neanche la partita IVA,
ci troviamo a dover dare un saldo completo di quello che sono le tasse dell'anno precedente, e quindi sommando un saldo completo più un acconto completo ci troviamo col doppio delle tasse, mentre dall'anno successivo, avendo già dato degli acconti, il saldo sarà o nullo o comunque basso, potrebbe essere addirittura negativo se noi fatturiamo di meno, e dovendo poi dare gli acconti per gli anni successivi, alla fine ci ritroveremo più o meno a pagare quello che ci aspettiamo di dover pagare in base al fatturato. La domanda però che vi potreste fare è: dove sono finiti quei soldi? Cioè, io effettivamente ho pagato di più. Semplicemente arriverete a un punto in cui, volendo per esempio chiudere la partita IVA, voi avrete in dichiarazione dei redditi che non dovete più dare acconti per l'anno dopo, ma le tasse dell'ultimo anno che avete fatturato l'avete già pagata con gli acconti. Per magia non pagherete niente, in qualche modo state anticipando un pagamento futuro, quindi un po' il meccanismo è questo. Mi scuso di nuovo per non aver fatto dei calcoli precisi, ma il mio intento qua era semplicemente spiegare il meccanismo degli acconti e spiegare soprattutto perché il primo anno sia così caro. Quindi, una volta capito perché il primo anno si paga il doppio, ora voglio raccontarmi una mia piccola esperienza. Niente, le campane. Dicevo, siccome io ho una partita IVA forfettare, io su ogni singola fattura posso calcolare qual è il netto, qual è il lordo, e quindi quello che faccio è mettermi via i soldi da parte ogni fattura che incasso. Quando ho aperto io la partita IVA, e facendo questi calcoli e facendomi i calcoli sugli acconti, quindi in poche parole mettendo il doppio di tasse, mi rimaneva pochissimo di netto e quindi, diciamo, ero un pochettino sconfortato. Ora vi voglio raccontare di come io ho cercato di dilazionare questo accantonamento di soldi per le tasse, quindi non arrivando alla fine dell'anno già con tutti i soldi da parte, quindi con pochissimo netto, ma cercando di spostare anche nell'anno dopo queste tasse. Vi faccio un esempio: facciamo finta che voi ogni mese dovete mettere da parte 100 euro, così, a random. 100 euro è già il doppio delle tasse, cioè tutto quello che dovete mettere. A fine anno dovete avere quindi 1200 euro. Ora, siccome la dichiarazione è appunto il giugno dell'anno successivo e il pagamento avviene più o meno tra giugno e novembre, quindi un po' dilazionato, avete del tempo, cioè non c'è bisogno che voi arriviate a dicembre già con questi 1200 euro da parte. Allora, quello che ho fatto io semplicemente è stato diminuire un po' l'accantonamento durante il 2022, per esempio, e l'anno dopo, soprattutto nei primi 6 mesi, cercato di aumentare un po' l'accantonamento rispetto a quello che doveva effettivamente essere. In questo modo ho spalmato queste tasse sia nel primo anno che un po' nel secondo, per alleggerirmi un po' il carico. Ovviamente questo richiede molta attenzione, tanti calcoli, quindi cercate di farlo con molta attenzione, però nel risparmiare, secondo me, si può cercare almeno di avere un po' più di leggerezza in questo fatidico primo anno. Se ho sbagliato qualcosa o se volete farmi altre domande, scrivetemi un commento, vi rispondo più che volentieri. E ne parleremo ancora, perché secondo me è importante aiutare le persone che si trovano soprattutto all'inizio, perché è un casino, la legge fa di tutto per mettere in difficoltà, ma in qualche modo se ne può uscire. Come sempre vi ringrazio per aver visto il video, se vi è piaciuto iscrivetevi così non vi perdete i prossimi, mettete mi piace, insomma datemi tanto affetto, e come sempre ci vediamo al prossimo video.